Luigi Cerroni, l'Aquila Rugby si avvicina alla terza estate calda consecutiva. Inutile girarci intorno, ci sono grandi e gravi problemi societari. Purtroppo la radiazione potrebbe essere vicina, stando alle parole del presidente Romano Marinelli. Pensavate voi tifosi di arrivare a fine stagione così ancora una volta? Ma sinceramente speravamo di no, anche se questa decisione di Marinelli era nell'aria, anche perché tempo fa, in tempi magari poco adatti, perché era in corso un campionato e quindi poteva destabilizzare le cose, la famosa lettera aperta che ha fatto Romano, appunto dicendo che si ritrovava solo e quindi non se la sentiva più di andare avanti. E quindi, da tifoso, co come qualora lo sono, anche se sono consigliere della polisportiva, però non stando più nella stanza dei bottoni della 1936, riesco solo a sentire e capire quello che riporta la stampa. Naturalmente l'Aquila in questi anni ha avuto sempre immensi problemi economici. Noi come tifosi ci auguriamo non l'uscita di Marinelli, perché anzi per quello che ha fatto in questi anni gli dobbiamo dire solo grazie. Speriamo solo che venga diciamo, sopportato da altre forze economiche della città e nella speranza che si faccia un discorso programmatico nel futuro e non la solita diciamo, programmazione stagione per stagione che poi non ti porta lontano. Perché poi sei costretto a partire sempre dai blocchi di partenza con estrema difficoltà, non si riesce mai a fare una squadra ben equilibrata perché molti giocatori naturalmente stando nell'incertezza Preferiscono naturalmente accasarsi preferiscono altrove. altri lidi e quindi si tratta sempre di ricominciare da capo e questo porta solo purtroppo del male al movimento rugbyistico aquilano. Ci potrebbe essere qualche soluzione concretamente? Se sì, cosa consiglia magari da tifoso? Ma l'ho detto poco fa e mi ripeto e mi auguro solo che a Romano Marinelli ci sia l'apporto economico di altre forze economiche, cioè, in gioco di parole. Altre soluzioni non riesco sinceramente a vedere. Quindi escludi totalmente magari anche un apporto totale della città, come contattato da noi il presidente Frattale del Lance ha lamentato appunto diciamo, il totale disinteresse della città tutta. I tifosi potrebbero anche loro, magari in una piccola parte. Sarebbe una goccia in un oceano, cioè praticamente ci vogliono degli imprenditori economici che praticamente si abbracciano questa causa, perché è un pezzo di storia dell'Aquila E Rugby. sarebbe, ricordiamolo, la prima radiazione del club dal Vabbè, ma io 1936. di questo sinceramente la parola radiazione non ci credo, anche perché sono convinto Quindi che fiducioso fino. sono fiducioso, io sono convinto che nel bene e nel male la stagione si ripartirà. Certo, bisogna vedere come, ma alla radiazione non ci voglio neanche pensare.